3, 2, 3, 16, torta. Ciao a tutti folli, siamo qui oggi in questo nuovo video, finalmente con la macchinetta di Francesco, la Shadenet CH26. Di Francesco, no? Di Francesco, Francesco a lui. E che ci avete chiesto in moltissimi, come abbiamo visto sui commenti, e infatti anche lui, cioè, non ce la faceva più, voleva proprio fare sto video. Gianluca è morto, l'abbiamo sostituito con un cameraman anonimo. Saluta, cameraman. Ciao, mi chiamo Mauro. Perfetto. E oggi faremo una recensione seria, non la prenderemo per il culo come l'altra volta. E faremo una recensione quasi seria di questo veicolo motorizzato qui dietro a noi. Lo lasciamo il video in descrizione? No. Come no? Marco, scusa, però ci vorrebbero i soldi per... Stiamo a scherzare, dai. Dai, stiamo a scherzare. Ma gli accendono lo stereo. Attenzione, tracciarolo, ritiro, ferro. Hai finito? Vai a fare un altro giro. Vuole fare un altro giro, occhio. Grande opportunità davanti ai vostri occhi. Avrà, ma se gli dammo la macchinetta? Non è male. Vabbè. Mi venne il ferro. Se ripassa gli lanciamo una molotov. Sì. E dicevo, ci servono i soldi per fare gli altri video, quindi tipo di che c'hai more video in descrizione, che se può vedere. Vabbè, solo è quello. Comunque vi lasceremo in descrizione nel video precedente e adesso passeremo al test drive di questo fantastico veicolo. Raga, visto che sono nuovo. Vabbè, ma allora porco. Raga, ma come devo premere qua? No, qua? No, non è là, è qua, guarda, qua. Allora ragazzi, eccoci qui dentro il bolide di Francesco e come potete vedere la guiderà lui per questo tratto, perché io non la voglio sfondare, visto che... Quanto l'hai pagata, scusa? 15,50. Ok, 15,50 euro, non ce li ho per ridargli, e mi rimane abbastanza complicato. Comunque Gianluca, vabbè, come abbiamo detto prima, l'abbiamo sfanculato, ma ci seguirà da lassù. Allora ragazzi, siamo in viaggio verso la nostra destinazione segretissima, dove io proverò la macchina. Intanto vuoi dirci qualcosa delle modifiche che hai fatto? Perché questa macchina comunque non è originale. Essenzialmente non ho fatto delle grandi modifiche, ma ho solamente alzato l'acceleratore, perché cioè, queste macchinette di fabbrica escono comunque l'acceleratore non al massimo. Uh-huh. Poi ho levato i diaframmi e aperto il variatore e basta. E ricordiamo anche che ha cambiato mezzo motore, perché è finito in una pozza d'acqua sprofondato. Non era proprio una piscina, ma era una rientranza molto aggressiva del terreno, diciamo. Sì. Niente, questa macchina monta come gomme una marca stranissima che vi faremo vedere con una ripresa, e dei cerchi da 15, quindi non neanche molto piccoli, sono anche molto belli a mio parere. E una cosa in particolare che mi piace di questa macchina è l'estetica, perché veramente ragazzi è una cosa unica, cioè anche su una macchina vera a mio parere sarebbe molto molto bella. Vera, cioè non è, cioè, non è finta, però vabbè, diciamo che non è proprio... Intanto stiamo facendo uno slalom pazzesco qui. E diciamo che non è proprio una macchina. Il motore della macchina di base è un 523 di cilindrata, anche se viene comunemente chiamata un cinquantino, perché il motore viene limitato e comunque non è un motore 500 in grado di sviluppare la sua piena potenza. Di base è molto tagliato, ovviamente è a diesel, e vi faremo vedere qui un'immagine del vano motore. E come potete vedere lì verso la destra c'è una turbina per... c'è il turbo, sta macchina. E no, in realtà penso che sia una normalissima ventola, ma vabbè. Di norma sviluppa 4 kW, quindi 5 cavalli di potenza all'incirca, che sono abbastanza per spingere questa macchinetta ad una velocità incredibile di circa 40 km orari, quando ti dice bene. E però con tutte le modifiche che gli ha fatto lui, una volta stavamo per morire, penso, ma l'abbiamo mandata a 90 all'ora sulla discesa qui vicino, che vabbè voi non conoscerete magari. Sì, e poi a breve penso di comunque fare altre modifiche come la molla dei giri e niente, per spingerlo un po' di più. Sì. E poi volevo ricordare che comunque questa qua non è la CH26 normale, ma è il modello SVZ,
che è una sorta di edizione limitata e che c'è stata per poco tempo nella fine del 2017. Quindi ancora più soldi. E, sì. E la macchina come interni ha dei bei sedili in, penso sia finta pelle, sì, non credo sia vera. Comunque sono abbastanza comodi, anche io che sono 1,80 m per 90 kg di Cristiano, comunque 85. Sì, quasi 85, c'entra abbastanza bene. A livello di tecnologia diciamo che questa macchina non ha moltissimo, ma alcune cose abbastanza interessanti. Ha per esempio questo schermo centrale che ha moltissime funzioni che possono comunque tornarvi utili, tra le quali di classica Bluetooth e comunque per mettervi la vostra musica preferita. Ha un quadro davanti abbastanza interessante con la maggior parte della strumentazione fatta in digitale, ma con le lancette della velocità e dei giri in analogico. C'è una piccola cosa, diciamo, di cui una nota dolente, ecco, di questa macchina. A parte, vabbè, diciamo che il classico rapporto qualità-prezzo non ne stiamo neanche a parlare, perché chi si compra una macchinetta di questo tipo diciamo che non si va a fare questo problema, perché comunque ti stai comprando un top di gamma, diciamo, ecco, di queste macchine. Ma ha un piccolo problema, e cioè la sicurezza. Ok, tutti quanti dicono che queste macchine sono più sicure. Il punto è che da così questa macchina potrebbe diventare così, perché dopo un incidente comunque si accartocciano veramente, ragazzi, è una cosa impressionante. Anche se questo modello in teoria ha una gabbia in alluminio rinforzata e tutto, però comunque ha ricevuto 2 stelle sul test di sicurezza, che sì, è la più alta della sua classe, ma è comunque poco, non c'è niente da fare. Intanto stiamo decollando qui, si va nell'iperspazio. Stiamo andando a 90 all'ora su una macchinetta. E porco... No! No! Ah, ragazzi, c'è un piccolo problema inaspettato. Noi volevamo andare in un parcheggio qui vicino. Quello dove abbiamo girato l'altro video alla fine. Sì, ma c'è... Che c'è, vi ricordo, è sempre qui sotto in descrizione. Sì, sempre qui sotto in descrizione. C'è il mercato. C'è il mercato, raga. Non ci posso credere, c'è il mercato. Siamo nella... Fortunatamente abbiamo un'altra destinazione e con uno schiocco di dita arriveremo lì. Grazie aereo. Gli aerei? Ma che è oggi? Che cos'è? Il clacson del treno. Il clacson del treno. Vabbè. Comunque, con uno schiocco di dita arriveremo alla prossima destinazione. Ma non ci siamo arrivati, in realtà. Allora, siamo qui alla seconda destinazione, che è un altro parcheggio segretissimo, sempre anche questo. Qui vi faremo un piccolo test sound della macchina. Allora, come avete potuto sentire, come rumore diciamo che non è il massimo, anzi è paragonabile al trattore di zio Beppe. Però comunque per avere uno scarico originale ci sta. Questa macchina ha anche una piccola chicca, e cioè il sistema aerodinamico attivo, come su una... Lamborghini. Come su una Lamborghini. Infatti c'è gente che ci va il pollice in su. Infatti possiamo notare lo spoiler che si muove qui. Non è perché un tuo amico te l'ha rotto, giusto? No. No? Ok, perfetto. Ecco. Vieni qua. Adesso passeremo alla parte in cui la guiderò io e la distruggerò. Allora, questo è la frizione. Sì, la frizione, perfetto. Attento, c'è una macchina dietro. C'ho paura. Sei molto bravo. Vedete? Bravissimo. Allora, la tenuta, diciamo che... c'è un terrore. La tenuta, diciamo che ci sta, non è male. E allora, come macchina è un po' particolare, nel senso, di sicuro non dà la sensazione di essere una macchina normale. Io sono una pippa a guidare, quindi non fateci caso. Mottacci tua, metti la marcia. Senza il bono. Ucciderò qualcuno. Allora, c'hai un acceleratore di merda, posso dirtelo? No, non è di merda, siete che non sapono usarlo. Potrebbe essere. Vedi? Accelerazione. Non fa così. Accelerazione bruciante, come potete notare. Sì, è un'altra cosa. Rispetto a tutte le altre macchinette, i freni, sì. Sentiamoli. Oh!
La frenata direi che è ottima, dato che la macchina comunque ha un peso che non è molto importante. Comunque dicevo, rispetto alle macchinette che hanno comunque un motore Lombardini e non Yamaha, sull'accelerazione ovviamente li brucia devastantemente. Sì. Tanto Francesco sta cagato tutto, perché io sto uscendo in parcheggio. Sì, sì. Ma è tutto normale, ragazzi. Ricorda che c'è uno stop qui, eh? C'è uno stoppi, devo fare stoppi. Stoppi. Comunque è una stronzata la guida, sai? Una volta che entri in strada, questo è il nuovo sterzo, ok? Devi un po' capirla, diciamo. Non è sicuramente la classica macchina, io poi non le so guidare macchine. Specchietti non sistemati, eh. Specchietti non sistemati, ma è tutto regolare qua. È tutta una cosa normale. Poi adesso, vabbè, mi fermerò e gli apro lì a lui perché non voglio distruggerli là. Cioè non è che non vuole distruggerla, è che non vuole cacciare i soldi. Diverso. Anche. Facciamo un piccolo test. Le sospensioni. Ci sono. Come potete vedere sono un guidatore professionista di queste cose. Professionale. E professionabile, sì. Sì. Perché l'incrocio tra professionista e disabile. E, e niente. Adesso torneremo da Gianluca. Oh, Frace, non vorrei morire. Grazie, sì, perfetto. E Dio santissimo. Come potete vedere, nelle mani di chi non ha paura di romperla, è comunque una vettura abbastanza divertente. La Madonna di Dio, quanto era vicina. E io uscirei, perché sta a guardare male tutti. Ma tutti. Se esce così. Cane, mettiamolo sotto. No, magari no. E qua, eh? Sì. Sorpasso. Che cazzo stai facendo? Che manovre illegali. Guarda, l'uomo che ho superato. Si è sentito messo in competizione da recuperare. Benzina. Adesso vi faremo anche un tutorial di come si mette benzina in questa macchina. C'hai i soldi per mettere la benzina? Sì, sì. C'hai i soldi per mettere la benzina? Gli faccio così. Gli fai così. Tiè, faccio così. Piglia te. Testa. Cazzo, era come guido. Corri! Francesco! Muoviti! Ha sbagliato il semaforo! Corri! Sì, comunque c'è. Ok, vi faremo anche il tutorial di come si mette il benzina. È complicato. Sorpassi a destra. Attenzione. Doppio sorpasso a destra. Illegalità. Allora, abbiamo fatto un breve pit stop. Adesso siamo tornati su strada. E regà, la vedete l'assicurazione? Ok, siamo tornati su strada. Ci fermeranno e ci arresteranno a breve. Io spero che tu c'hai quella su internet. L'assicurazione che c'è anche la mail. Non lo so. Se non ce l'hai, sei nella merda più totale. Spero non ci fermino. Ehi, buonasera. Salve! Salve! Vuoi pulire il vetro e io posso? No, non pulire il vetro, no, non mi serve. Adesso 2 euro io per 18 fili. No, non no, madonna, che cazzo c'hai io? Che cazzo sei, canguro? 18 fili non fa bene, ti prego. Ma io mezzo cinese e mezzo magrebino. Magrebino? Dai euro, mettevi, per favore. Si tira su. Dai euro. Scusa, no, no, non ci serve niente. Vetro? No. Ok. Stavamo dicendo che adesso andremo alla zona di partenza per farvi una chiusura del video. Batti le mani. Schiocca le dita. La magia è finita. Allora ragazzi, eccoci qui, siamo tornati alla zona iniziale e come avete visto comunque anche io so guidare le macchinette come i veri professionisti. Sì. Che cazzo sta facendo Mauro? Mauro?
Ah raga, scusate, non mi licenziate, che voglio fare pure io i like e i mi piaci su Instagram. Sì. Va bene, li farai. A proposito di Instagram, qui potete vedere il profilo di Instagram del nostro caro amico, compagno di avventure. Ha fatto lo spazio. No, tu vai tranquillo. Ok, vai tranquillo. Ok, vado tranquillo. Quindi, mettete like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e controllate, vedete sempre le descrizioni, perché ci saranno. Cosa stai facendo? Ci saranno. Ma dove? Mauro ti licenzio. Io non la vedo queste descrizioni. Mauro. Mauro, tu va, Mauro, riprendi me. No. Ok. Controllate la descrizione. Ma sei scemo? Controllate la descrizione. Io non vedo niente qua. Fermo tu, rimani così. Controllate la Mauro? Abbiamo rimosso Mauro per dei piccoli problemi, diciamo, non è molto qualificato. E quindi stavamo dicendo, dove devono guardare? Qua. Là, esatto, in descrizione. Perché? Perché la descrizione è bella e ci stanno i video vecchi. E niente, andate a mettere like e commentate. Ciao. Brocca, abbiamo fatto l'arte.